In questo video ti mostrerò una strategia per azzerare il rischio del nostro holding su Bitcoin e contemporaneamente guadagnare Bitcoin gratis. Indipendentemente che il mercato vada su o vada giù, tu riuscirai a guadagnare Bitcoin gratis. Per farlo ho deciso di utilizzare una piattaforma relativamente semplice per tutti, alla portata di tutti. Con qualche difettuccio in realtà per questa strategia, ci sono tante altre piattaforme, exchange che ci permettono di utilizzare questa strategia e ottimizzarla meglio, ma comunque sia perché, soprattutto alle prime armi, questa piattaforma è interessante e è utile, secondo me, è più comoda per lanciare questa strategia. Dovremmo però fare qualche calcolo in più per andare a tamponare quelle che sono le problematiche che nascono proprio nell'applicazione di questa strategia qui. Su che cosa gioca questa strategia? Gioca su un concetto, il concetto dello short di copertura. La differenza però rispetto il classico short di copertura, qual è? Che tendenzialmente quando io voglio utilizzare uno short di copertura, non lo utilizzo con l'intero importo del mio holding, della mia posizione. Esempio, io ho un bitcoin, temo che il prezzo possa scendere. Quindi da qui, dal punto in cui ci troviamo, ho paura che possa scendere, allora per esempio apro col 30% della mia posizione uno short, appunto di copertura per coprire, coprirmi da eventuali cali. In questo caso aprirei con 0,3 BTC uno short. Cosa succede? Succede che, se il mercato andasse giù per esempio del 10%, io non andrei a perdere nel mio holding il 10%. Ma andrei a, pre a perdere un 30% in meno perché? Perché c'è il mio short attivo che in realtà va in profitto e quindi mi va a coprire l'eventuale perdita dell'holding e io non sono obbligato a vendere il mio Bitcoin. Semplicissimo. D'altra parte, però, se il prezzo andasse su, quindi io ho sbagliato la mia analisi, il prezzo non scende ma va su. Cosa succede? Che io guadagnerò anche un 30% in meno rispetto al mio holding, perché c'è questo short di copertura che andrebbe in perdita. Tendenzialmente lo short di copertura si utilizza così. Te l'ho detto molto veloce, però questo è il concetto. Noi invece vogliamo fare che cosa? Vogliamo neutralizzare la posizione. Cioè il nostro obiettivo è quello di neutralizzare la posizione totalmente. E come si fa? Semplice. Se io ho un Bitcoin in holding, quindi sto possedendo un Bitcoin spot. Aprirò uno short con un bitcoin intero. In questo modo se il mercato scende o il mercato sale, quello che guadagno di qua lo perdo di qua, e viceversa, quello che perdo di qua lo guadagno di qua. Di conseguenza io sono neutro sul mercato, cioè ho azzerato il mio rischio sul mercato. E qui dirai OK, sì, ma se io azzero il mio rischio. Cioè se io sono neutro sul mercato da dove guadagno? Guadagniamo dagli interessi che le piattaforme ci danno. In particolare per esempio in questo video ti mostro la piattaforma di Uodler. Utilizzeremo Uodler come ho detto perché è molto semplice da utilizzare però tu puoi usare questa tecnica su qualsiasi altro exchange, su qualsiasi altra piattaforma o andare anche a mixare magari Uodler con altre piattaforme, quindi sei assolutamente liberissimo di muoverti. Io ti mostro a livello tecnico come impostarla qui, però tu puoi puoi riportarla ovunque tu voglia. Nel caso di Yodler, a seconda del livello che abbiamo nel nostro account, per questa tecnica è richiesto almeno il jump start. Per aggiungerlo è molto semplice: basta semplicemente caricare almeno 20 dollari sulla piattaforma e. Andare a avviare un multi-odd, quindi diventeremo jumpstart mentre andiamo ad applicare questa tecnica. L'interesse attualmente, il rendimento attuale è su Bitcoin del 2,5% annualizzato, sugli USDC dell'8% e poi così via sulle crypto in generale un 2,5%. Puoi anche farlo con altre coin, cioè ad esempio Bitcoin mi dà il 2,5%. Ma, se ci sono delle cripto che mi danno di più, per esempio Atom mi dà il 7%, Litecoin mi dà un 7%, eh, questo mi dà un 7%, dipende ovviamente da quali coin questa qua, TON mi sta dando un 12%. Quindi, a seconda della coin che mi dà un, un valore più alto, che mi dà tanto, io posso andare a applicarlo con quello che voglio, cioè, non devo per forza usare Bitcoin. In questo caso ti ho detto Bitcoin semplicemente perché è un modo per andare ad accumulare più Bitcoin, perché i Bitcoin che io vado a prendere da qua non sono Bitcoin che andrò a vendere sul mercato, sono Bitcoin che io ottengo in portafoglio sul lungo termine e quindi vado a espormi su questa strategia su Bitcoin. Ma se il mio obiettivo è solo speculare, cioè guadagnare interessi, allora posso andare a pescarmi una di queste qualsiasi valute, tipo Ondo o Phantom o Lido, quello che vogliamo che hanno un, un APR del 15%, quindi un interesse molto più elevato, in questo modo io guadagno gli interessi, qua su order sono settimanali, settimanalmente quando mi vengono pagati io vado a cancellarli, cioè vado a vendere la coin che ho ricevuto e vado a riaccumularmi quello che invece mi interessa, quindi posso fare anche questo tipo di ragionamento qui, questo tipo di lavoro qui, dipende poi chiaramente da, da te. Ora io te lo mostro fatto su Bitcoin, se c'è tempo, poi te lo faccio vedere anche su un'altra valuta a caso. Ti faccio vedere Bitcoin perché io qua in portafoglio ho già i miei bitcoin. In questo caso andiamo nel portafoglio, eccolo qua, stanno già guadagnando reddito, quindi ho già i miei bitcoin. Uodler, perché l'ho scelta perché è comoda, facile da utilizzare per chiunque, soprattutto nel lato trading, perché è regolamentata, registrata all'OAM, quindi full regolamentata, ha anche una sede qua a Milano, quindi una piattaforma estremamente solida. Perché? Perché in questo caso è vero che siamo a rischio zero sul mercato, ma abbiamo comunque il rischio di controparte, cioè se la piattaforma fallisse io perderei no, i soldi, come è successo per FTX, dovrei stare lì a aspettare che poi vengano rimborsati, quindi è importante scegliere exchange e piattaforme che siano il più possibile legittime e serie. In questo caso... Odler è assolutamente molto molto seria. Detto ciò c'è un ulteriore bonus, se utilizzi il link questo qua DemSpark scritto così, quindi clicchi il link qua sotto in descrizione, ti registri utilizzando questo codice DemSpark o ti basta scansionare questo QR code, ti registrerai all'app e riceverai degli Spark. Cosa sono gli Spark? Ne ho già parlato in un altro video, magari te lo lascio linkato qua sotto. Semplicemente noi potremmo andare a fare una sorta di mining dove utilizzeremo gli Spark per aprire queste celle e aprendo queste celle ci vengono dati, ci vengono minati, non è un vero e proprio mining, non ci consuma la batteria del cellulare o del computer, è un bonus che viene dato dalla piattaforma e quindi otteniamo altri bitcoin gratuiti. Per fare tutto questo dobbiamo 1. registrarci alla piattaforma, 2. depositare. Quindi una volta registrati io clicco deposita, posso depositare o in fiat o in cripto. Nel nostro caso noi dobbiamo depositare USDC. Se non abbiamo USDC depositiamo semplicemente euro. È importante partire da questo e non dalla valuta che abbiamo o se partiamo dalla valuta che abbiamo dobbiamo calcolare molto bene il controvalore. E ora ti spiego il perché. Perché come ho detto... Questa strategia si può applicare su odler, ma bisogna fare qualche piccola modifica che vedremo tra poco insieme. Bonus sul deposito: otteniamo anche 100% del bonus su quello che depositiamo. Quindi se depositiamo 100 euro, ci danno 100 euro di bonus da utilizzare nel trading che a noi farà comodo perché lo utilizzeremo per il nostro short di copertura. La domanda ora è quanto depositare? Dipende su che valuta vuoi fare il gioco. Vuoi fare questo gioco su. Bitcoin, allora devi depositare quattro volte l'importo che vuoi puntare di Bitcoin. E ti mostro tra pochissimo il perché. Vuoi invece fare questo gioco con una qualsiasi altra valuta, tipo quelle là che avevano il 15% per ottenere puro profitto e basta, cioè fregartene tutto il resto, allora vai a fare il calcolo in base a quello che ti sto per mostrare adesso. Io ti mostro come farlo su Bitcoin perché è una strategia che su Bitcoin può funzionare soprattutto se si ha intenzione di accumulare bitcoin sul lungo termine però ripeto può essere utilizzato in qualsiasi cripto in qualsiasi momento quindi valuta bene tu e fai i tuoi conti facciamo due conti per bitcoin allora quello che ci servirà abbiamo detto è 1 depositare 2 dopo aver depositato avviare aprire il nostro conto deposito con reddito quindi cliccando qua io lo posso avviare e possiamo andare appunto a ottenere gli interessi e come vediamo nel mio livello Jumpstart attualmente su Bitcoin sono del 2,5%, quindi relativamente bassi, sui USDC dell'8%, ci interesserà anche questi tra poco ti mostro il perché. Apriamo un attimo il foglio di calcolo. Perché dico importante andare in questo momento se vogliamo usare Bitcoin a calcolare un per 4, perché il multi hodl di Uodler funziona tramite i prestiti, quindi ci permette di moltiplicare la nostra posizione utilizzando una catena di prestiti. Dobbiamo per forza passare per la catena dei prestiti. Non posso avviare una posizione, tra virgolette, short anche se non è uno short veramente, però per semplicità lo chiamiamo short. Non posso avviare uno short con il per uno, cosa che magari posso fare su altre piattaforme. Quindi non ho leva e quindi non ho problemi. In questo caso devo per forza usare un moltiplicatore per 2. Quindi il minimo è questo qua. Quanto mi costa però questo prestito? Mi costa mediamente, ripeto, dipende da come andrà Bitcoin, noi faremo un calcolo di massima per rimanere coperti al 100% sul mercato per cercare di rimanere il più neutri possibili, però tendenzialmente potrebbe costare intorno a un 2.3% ogni 60 giorni questo significa che se io vado ad aprire con 100 dollari la mia posizione o meglio 50 dollari con moltiplicatore 2 quindi 100 andrò a pagare su questo sull'intero importo non su quello che deposito io cioè su con quanto apro io ma con l'intero importo perché utilizza anche i prestiti sull'intero importo andrò a pagare un 2.3% quindi su 100 andrò a pagare 2 dollari e 30 circa perché dico circa? Perché se io uso bitcoin pagherò in bitcoin quindi, se il prezzo di bitcoin scende, questa cifra sarà inferiore. Ma se nel frattempo il prezzo di bitcoin sale, questo peso percentuale sarà maggiore. Perché magari vado a pagare 0,0000x bitcoin, però il prezzo è sceso e quindi contrapponendo dollari 100 dollari con quello che è il controvalore in quel momento che vado a pagare quando chiudo l'operazione. Sarà magari un dollaro, allora sto pagando l'1%, sarà magari 3 dollari, allora sto pagando il 3%. Mediamente stiamo intorno a questa cifra qua. Qui noi faremo il nostro calcolo in linea di massima con questa cifra qua e andremo a coprirci proprio con quel 4 per di moltiplicatore. So che sembra incasinato, ti mostro un esempio pratico e poi lo andiamo a fare con quello che io ho in holding. Dunque, punto primo, abbiamo detto scelgo quanto voglio dedicare in bitcoin o altra valuta per ottenere interessi. Io ti mostro il ragionamento, ti mostro come farlo a livello calcolo, dopodiché tu lo puoi applicare con le altre valute se vuoi usare altre valute. Prendiamo per esempio, abbiamo detto bitcoin, perché ho già dei bitcoin solo per questo motivo qui, scegliamo quanto vogliamo dedicare di bitcoin, ipotizziamo di voler mettere, eh, che ne so, 60 dollari di Bitcoin. Perfetto. Allora se io voglio utilizzare 60 dollari di Bitcoin dovrò depositare quanto sulla piattaforma abbiamo detto per 4 quindi 6 per 4 24 cioè 240 dollari. Come distribuirò questi 240 dollari? Allora io vado a depositare 240 USDC di questi 60 USDC con questi 60 USDC andrò a comprare bitcoin da tenere in hold con il 2.5% di interesse. A questo punto che cosa mi rimane? Mi rimane 240 meno 60, cioè 180 USDC. Cosa facciamo con questi 180 USDC? Dobbiamo aprire il nostro short, tra virgolette, di copertura. Teniamo conto che il moltiplicatore minimo è per 2. Di conseguenza se io ho messo 60 dollari dovrò mettere una cifra tale in USDC che moltiplicata per 2 mi dia 60. Quant'è? 30 USDC. Quindi io metterò 30 di questi 180 USDC, li utilizzerò per aprire la mia posizione che andrà a neutralizzarmi sul mercato rispetto in questo caso Bitcoin. Quindi ho 60 dollari in Bitcoin e 30 per 2, 3 per 2, 6, 60 dollari che vanno a coprirmi questa parte qui. Quindi 180 meno 30 mi rimangono 150 dollari. Cosa faccio con questi 150 dollari? Li lascio in USDC a ottenerci interesse in questo caso dell'8% annualizzato. Ecco che quel 4 ci serve per andare a fare che cosa? Per andare a coprire i costi di mantenimento di apertura di questa posizione. In questa posizione 30 per 2 sono 60, se fai 60 per un 2.3% più o meno di media viene fuori 60 per 2.3% circa 1,38 dollari. Quindi pagheremo per 60 giorni, ti conviene questa operazione rifarla ogni 60 giorni, per 60 giorni andremo a perdere 1,38 dollari di commissioni. Quindi se tu vai a fare... 120 giorni sarà il doppio più o meno e così via. D'altra parte, io ho 150 dollari però che mi generano l'8% di interesse. L'8% di interesse annuale, fai diviso 12, viene 0,66% mensile su 150 dollari per 0,66% sono 0,99%. Che in due mesi sono 1,98 dollari, quindi grazie a questa parte qua io sto andando a neutralizzare anche il costo. Quindi da un lato neutralizzo l'holding con gli altri USDC che rimangono, vado a neutralizzare il costo. Molto semplice. Andiamo ad aprire la nostra posizione a questo punto. Io qua ho 260 dollari in BTC, allora facciamo un conto: 260 dollari per 4 significa 1040. Ho almeno 1040 dollari di copertura? La risposta è sì, li ho. Perfetto, allora posso eseguire questa operazione. Quindi andrò sul mio moltiplicatore. Ovviamente, ritorno un attimo indietro. qua devo avviare questa roba qui, perché se non l'avvio, non serve assolutamente a nulla tutto questo discorso. E qua vedrai un bottone verde. Arrivi in questa sezione, come visto, ma te lo vado a rimostrare da qua. Ma nel tuo portafoglio c'è questo banner conto deposito con reddito lo clicchi una volta cliccato qua avrai tipo il bottone verde dice inizia a ricevere interessi o rendita una roba del genere tu lo clicchi e scegli che cosa mettere in portafoglio ovviamente avremo il nostro usdc come base poi potrei mettere bitcoin se vuoi accumulare bitcoin se vuoi accumulare qualsiasi altra cosa metterai qualsiasi altra cosa cioè dipende poi da te, puoi farlo con PaxCol, puoi farlo veramente con tutto 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 quello che vuoi tu. Qua dentro ovviamente devi prima aver acquistato dei bitcoin, come si acquistano te lo mostro, portafoglio, avrai i Waze caricati, ti basta cliccare converti e poi scegli l'importo che vuoi convertire, i bitcoin che vuoi ottenere e li clicchi converti e voilà hai fatto, hai i tuoi bitcoin nel portafoglio. Mi raccomando, tieni sempre conto quant'è la base di partenza. In questo caso, io ho 260 dollari su Bitcoin e sono qua. Qui sono 260 dollari. dovrò muovermi, calcolare la cifra di partenza da qua e moltiplicare poi per 4, ricordati. Ora andiamo nel nostro multi odd, andiamo a neutralizzare la nostra posizione. Quindi clicco multi odd. Vado a scegliermi la valuta su cui voglio operare, esempio Bitcoin in questo caso, però tu puoi scegliere tutti gli altri che vuoi, anche quelli che hanno interessi maggiori, come ho detto prima, clicco Bitcoin, scelgo vendi, quindi vado a cliccare vendi, devo a questo punto scegliere l'importo, ricordati che il moltiplicatore minimo è per 2, quindi io qua vado a cliccare per 2, non scegliere di più perché paghi più commissioni e andiamo a sceglierci quanto moltiplicare la posizione. Io ho 260 in totale, ricordati se hai 260 totali in holding devi fare un diviso 2, non fare 260 leva 2 perché se no sei short sul mercato, non diventi neutro. Quindi fai 260 diviso 2 che fa 130, quindi io qua andrò a scrivere 130, voilà. Ora sto aprendo con 130, mi dice qua sotto... Avrai anche questa schermata qui, io non ho il bonus, però tu qua hai il bonus, quindi puoi ricevere poi il tuo bonus. Anzi, vediamo se mi dà il bonus. No, non me lo dà. il bonus, devo depositare. Quindi tu, una volta depositato, avrai anche il bonus. A questo punto, gli dici vendi. Fai un rapido check. 130x2, per perfetto. Fai vendi e ti apre la tua posizione. Eccolo qua. Ora, la nostra posizione, come vediamo, è 130 USDC che abbiamo shortato sul mercato. Il totale, come puoi vedere qua, collaterale è 260. Quindi ora abbiamo neutralizzato la nostra posizione. Abbiamo 260 dollari di controvalore in holding di bitcoin e 260 dollari short sul mercato. Quindi questa posizione è stata neutralizzata. Ora. Andiamo nel nostro portafoglio, andiamo a cliccare qui e vediamo qua come si sta muovendo, assicuriamoci di avere anche i nostri USDC qua che vanno a coprire la nostra posizione. Mi raccomando, in realtà questa è una cosa molto buona. Qui vediamo che ci sono ancora 1238 USDC, qui non mi è andato a scaricare quei famosi 130 che abbiamo usato per aprire la posizione. Ciò significa che io posso utilizzare quei 130 dollari mentre sono ancora qua che mi genero interessi. Quindi in questo caso nel nostro calcolo potrebbe forse bastare già un per 3 anziché un per 4 in questo caso. Però noi per comodità utilizziamo il nostro per 4 e siamo più tranquilli. Quindi otteniamo ulteriori interessi. Ora siamo neutri sul mercato, ora inizieremo a guadagnare semplicemente il nostro interesse in bitcoin viene pagato settimanalmente, quindi dovrò settimanalmente cliccare qui e ricevere il mio interesse sul nostro portafoglio, lo ritroveremo semplicemente qua nel nostro portafoglio accreditato e potremo vendere, scambiare, fare tutto quello che vogliamo. Posso fare questo discorso anche con altre valute più speculative, in quel caso rifai il calcolo che ti ho mostrato prima, tenendo più o meno conto sempre di quella percentuale, perché siamo intorno a quella cifra lì. Cosa importante. C'è attualmente una competizione di trading, quindi andare ad aprire la nostra posizione, andare a fare questo gioco con il multi-odl ci apre anche la possibilità di partecipare a questa competizione. Quindi io clicco partecipa ora, ti lascio qua sotto il link con tutta la descrizione. Posso andare a ricevere a vincere che cosa? Un iPhone 16 per chi raggiunge il primo posto, secondo posto Apple Watch, terzo posto. AirPods e poi quarto e quinto posto delle gift card di Amazon. È un modo carino per fare trading, quindi se un trader ha maggior ragione puoi utilizzare uodler per fare trading e partecipare a questa competizione e vincere questi premi oppure puoi semplicemente implementare la strategia che ti ho appena mostrato per prendere degli interessi maggiori. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto. Ti ricordo, registrati a uodler se ancora non l'hai fatto utilizzando questo codice che vedi qui. Il link te lo lascio nella descrizione di questo video. Una volta cliccato inserisci Spark come codice così otterrai da un lato i tuoi 50 Spark gratuiti. Puoi ottenere anche il bonus raddoppio di quello che vai a depositare, che ci è utile per andare a coprire le posizioni che apriremo con multi-odle, che si traduce per noi in maggiori profitti. Oppure puoi scansionare semplicemente questo QR code che dovrebbe apparire in questa zona. E in automatico ti rileva il codice. Se non te lo rilevasse, tieni conto che è questo qua, Demspark. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.